Accade a volte di sognare, di passeggiare tra le pagine di un libro, ma che ne direste se ad avvolgersi attorno a voi fosse un intero parco letterario? È la poesia di Ginevra Sanfelice Lilli che secondo me esprime veramente l'essenza di un parco letterario. Siamo nel Parco Letterario Francesco Petrarca dei Colli Euganei e oggi ci dedichiamo alla scoperta di Torreglia e Luvigliano. Saremo accompagnati dalle parole e quindi anche dalle emozioni di tantissimi artisti: Dino Buzzati, Concetto Marchesi, Jacopo Facciolati, Giuseppe Barbieri, Giulio Alessi. Quindi queste parole di questi autori possono esprimere meglio di noi l'emozione che proviamo davanti a un paesaggio o davanti ad una bellissima villa, una chiesa, un'abbazia. Iniziando una passeggiata dal sentiero del Mondonego si incontra subito una casa illustre. È la casa di Giacomo Fasolato, in arte Jacopo Facciolati. In questa casa possiamo leggere una delle targhe letterarie del parco e questo brano è tratto da un'opera di Facciolati che si chiama Euganei Colles. Proprio lui descrive Torreglia. Torreglia che si trova tra Teolo ed Arquà. Una splendida posizione. Lì c'è un bellissimo ostello dei frati di Santa Maria di Monte Ortone, noto come Mirabello, un piccolo cenobio dei monaci di San Benedetto, detto Castelletto, e l'eremo principale degli eremiti camaldolesi, chiamato Rua. La passeggiata continua tra ville e natura per arrivare sulla sommità. Qui si incontra la chiesa di San Sabino, una chiesa che proprio Jacopo Facciolati ha contribuito a restaurare. Benvenuti nella chiesa di San Sabino a Torreglia, chiesa antichissima attestata per la prima volta nel 1077 che sorge proprio sulla sommità del Colle della Mira, al quale si può godere di una bellissima vista panoramica. L'assetto attuale di questa bellissima chiesa è però di metà Settecento, dopo un importante restauro finanziato nel 1765 da Jacopo Facciolati, il genio di Torreglia, che dopo aver avuto la commissione da parte dell'Università di Padova per la scrittura della storia dell'università, dal titolo Fasti Gymnasii Patavini, ecco, con questi proventi ecco, diventa anche un benefattore del suo paese natale, Torreglia. Tra le tante cose, appunto, finanzia il restauro di questa chiesa, regala alcune opere molto importanti, tra le quali anche la statua della Madonna con il bambino che poi è stata collocata nel capitello proprio all'ingresso del paese. Questa è la chiesa più antica del paese di Torreglia e custodisce molti tesori, questa bellissima vista sul paesaggio, ma poi anche una storia millenaria di fede e di devozione. Dopo la peste del 1600 di manzoniana memoria vi è collocata una bellissima statua della Madonna che in ringraziamento per la fine della peste ogni anno viene portata a piedi al santuario mariano qui vicino di Monte Ortone. Ma questo è un luogo anche proprio legato alla letteratura, perché appunto questo posto così magico ha ispirato letterati, poeti, che adesso hanno dedicato testi in prosa e in poesia. Per cui San Sabino è proprio un luogo di poesia e per questo motivo per ben 20 anni la parrocchia di Torreglia ha anche organizzato un concorso letterario, un premio di poesia, Parola e Mistero, premio di poesia San Sabino. Nella chiesa di San Sabino è sepolto un poeta, anzi ben più di un poeta, un vero autore e scrittore
del quale ci rimangono 110 opere. Giuseppe Barbieri, nato a Bassano nel 1774 e morto qui a Torreglia nel 1852, il cui sepolcro, disegnato dall'artista Pietro Selvatico e realizzato dallo scultore Andrea Ceccon, venne collocato nella chiesa di San Sabino nel 1869. Giuseppe Barbieri, che venne a Padova per diventare monaco di Praglia, monaco benedettino, fu docente presso anche il monastero di Santa Giustina e soprattutto allievo nonché discepolo e successore di Melchiorre Cesarotti, al quale succedette all'Università di Padova nella cattedra di letteratura greca. Dopo le soppressioni napoleoniche però del monastero di Praglia, Barbieri continuò a essere sacerdote secolare e acquistò, grazie allo stipendio dell'università, una bellissima casa qui a Torreglia, tuttora esistente, e trascorse tutti gli anni della sua vita su questo colle, proprio vicino alla chiesa di San Sabino, dove appunto volle essere sepolto. Tra le opere principali di Barbieri legate al territorio euganeo ne ricordo due. La prima in prosa, Le veglie taurilliane, 13 epistole letterarie che l'abate Barbieri scrive dalla sua villa di Torreglia. E poi Barbieri può essere a buon diritto considerato il cantore dei Colli Eugani, perché dobbiamo a lui il più lungo poema interamente dedicato ai Colli Eugani, 750 versi che raccontano in un poetico viaggio la bellezza del paesaggio dei Colli Eugani. Barbieri è una delle testimonianze più belle di persone che sono venute da altrove nel territorio euganeo e si sono innamorate di esso fino ad affezionarsi e a voler poi riposare in qui dopo la loro morte. Questa casa per me è la mia donna, è la donna che ho sposato ed è stato, si può dire, un matrimonio combinato, perché l'ho avuta appunto dai miei, è stata tramandata. È una casa in cui ho vissuto la mia infanzia, la mia adolescenza, e l'ho vissuta però nei periodi estivi. Il mio intento è sempre stato quello di venire ad abitare qui, perché la mia famiglia abitava a Padova. Già da giovane, quando avevo ancora circa 22-23 anni, iniziai il restauro di questo edificio. Questa casa è stata acquistata dalla famiglia Verso, dagli eredi dell'abate Barbieri, i quali avevano un po' dissacrato la casa perché avevano venduto, essendo loro abbastanza poveri a quanto si è risultato, avevano venduto qualsiasi cosa si potesse vendere, addirittura anche dai tubi delle fontane di piombo che c'era nella parte sud, alle maniglie della casa. Insomma, era diventata una casa da recuperare sotto ogni aspetto. E io ho iniziato, ecco, così. Quindi mio bisnonno, Enrico Verso, l'acquistò con sua moglie Maria Elisabetta Sigmund von Dillanor, che era viennese. E poi si è tramandata mio nonno, mio padre, che allora ci sono io. Il restauro l'ho iniziato ancora negli anni 90, primissimi anni 90, partendo dalle parti strutturali e poi conseguentemente un po' alla volta, perché chiaramente l'impegno economico è stato ed è tuttora ancora notevole. Ho voluto completare, anche se completare non si completa mai, perché è una manutenzione continua. Se si vuole tenere una casa bella così, per me perlomeno, a un certo livello. E qui io sto bene, perché ogni angolo, ogni pertugio
che sia all'esterno, nel giardino, sotto un albero, che sia nella cantina, io trovo sempre un luogo dove poter stare bene. Questo per me, ma anche per la mia famiglia, spero un domani anche per mia figlia. L'abate Barbieri disse che fissò il suo nido qui, era chiuso il suo cuore. Penso che sia così anche per me, molto modestamente ovviamente. Della parte del piano nobile dell'abate Barbieri abbiamo ancora la vecchia cappella, che è ora una camera da letto, dove appunto Barbieri, essendo anche un asceto, un monaco benedettino, aveva i suoi ritiri. E qui ho trovato non granché di eredità a livello materiale, ma a livello spirituale sì. E questo mi ha permesso di concepire, di vivere la casa negli anni e di scoprire sempre cose nuove, sensazioni nuove. Mi ha indotto anche a restaurare una piccola porcilaia di 2 metri per 2 che è sotto, nascosta nel bosco, e così la tengo anche e la custodisco gelosamente, dove vado a ritirarmi io. È una cella praticamente, quindi questa mia ispirazione l'ho scaricata su una casetta molto piccola, sembra quasi dei 7 nani, mi prendono in giro, mi dicono vai nella casa dei 7 nani o vai nella casa dei porcellini. Ecco, quindi questa cosa così, questo gioco e questo modo di vivere la casa è sempre stato gioioso. Qui ovviamente anche mio padre ha sempre avuto un ruolo fondamentale perché era attaccatissimo a questa casa. Tornando appunto all'abate Barbieri, a Asceta, con i suoi scritti, quello che è stato qui, quello che ha vissuto, il suo ritiro, lo si comprende perché cercava appunto un luogo isolato spiritualmente dove elevarsi, e qui ha trovato un luogo ideale per i suoi ultimi anni di vita. Lo comprendo e l'ho compreso però non subito, nel corso degli anni, perché certe cose, certi valori, certi luoghi si devono percorrere. Quindi un po' alla volta si comprende tutto ciò del passato, si scrive il presente per poi proiettarsi verso il futuro, e questo dovrebbe essere ciò che si vive in certe case, che non devono essere case storiche come questa, che non devono essere solo dei musei che a poco servono, ma devono mantenere quella spiritualità, quel senso di vita che hanno vissuto i predecessori, che si tramanda, che non ha per me nessun prezzo. Torreglia. Le origini di questo toponimo sono ben raccontate dallo stemma comunale, nel quale sono raffigurati da una parte un toro, Taurus, che si riferisce al pascolo dei tori che Ercole, venendo dai pressi del grande santuario di Abano, portò rubandoli a Gerione, e dall'altra una torre, ecco, Turris, quindi Turris e Taurus, da cui Torreglia. Ecco, torre, Turris, e nel territorio di questo bellissimo borgo euganeo troviamo 3 alture e 3 luoghi nei quali sorgeva una torre di avvistamento. Qui siamo a Vallorto, Valle degli Orti, dove c'è la bellissima altura del Castelletto, dove sorgevano di queste torri. La seconda sul Colle della Mira, dove c'è la chiesa di San Sabino, e poi a Luvigliano, alle pendici del Monte Pirio. Questa è la zona più antica di questo borgo. Come dice il nome, qui c'erano delle coltivazioni che poi fornivano i mercati di Padova e non solo. E nasce e sorge la bellissima altura del Castelletto con un oratorio, inizialmente filiazione della vicina abbazia di Praglia.
luogo altrettanto suggestivo e poetico, nel quale è stata collocata una targa che propone una citazione di una poesia di Niccolò Tommaseo. Sì, perché Niccolò Tommaseo, nato a Sebenico, nell'attuale Dalmazia, venne a studiare giurisprudenza a Padova e ebbe come docente l'abate Giuseppe Barbieri. L'abate Giuseppe Barbieri, notando la perspicacia di questo giovane studente, lo invitò a casa sua. Tommaseo dunque si recò più volte nella casa dell'abate Barbieri qui a Torreglia e per omaggiare il suo maestro scrisse un carme latino di 86 esametri. Una visita documentata di Tommaseo al maestro Barbieri avvenne nel 1819. Nel 1821, e quindi ci troviamo proprio nel bicentenario di questo componimento, Giuseppe Barbieri, con grande gesto di generosità, incluse nel suo libro Veglie Taurilliane del 1821 il carme di Tommaseo, Taurilie Descriptio, cioè la descrizione di Torreglia. In questo carme, in questa poesia, Tommaseo canta le bellezze del paesaggio di Torreglia, tanto che l'incipit, ecco, con echi virgiliani, dice Tauriliam canimus, cantiamo Torreglia. Questo testo è stato riscoperto alcuni anni fa attraverso, ecco, uno studio sia filologico, ma poi anche una promozione di questo carme che diventa la colonna sonora per gustare 6 passeggiate attorno e all'interno del territorio di Torreglia, che offre molte suggestioni e veramente tanti luoghi magici. Infatti Tommaseo stesso, parlando di Torreglia, dice: questo è un luogo di poeti. Cantiamo Torreglia, poeta che vivi nell'amata ombra. Prestami la cetra che raccontò gli amori dei fiori, l'euganea terra, l'alternarsi delle stagioni e il grande Meronte. Già, luogo di poeti è codesto. Tutto all'intorno avvince il poeta. Scendendo dal Colle della Mira si può usare il sentiero detto del Carromatto, che attraversa una zona chiamata Campagne dell'Osteria, il che fa un chiaro richiamo alla vocazione agricola, vitivinicola di questo territorio. Vicino qui c'era un antico mulino che prendeva la sua forza dall'acqua dei rii, dai calti che scendono ancora oggi copiosi da Torreglia. Proprio in questo punto, quindi, il Parco Letterario ha deciso di mettere una targa con un testo che parlasse proprio di questo, di vino e di campagna. È stata scelta una poesia di Giulio Alessi. Giulio Alessi, che è stato un professore in alcuni istituti scolastici padovani, come per esempio l'Einaudi, ma si è spostato anche nelle scuole italiane di Mogadiscio. Ha lavorato come redattore all'interno della neonata rivista dell'Università di Padova, ha lavorato con Igino De Luca, con Murcia. Numerose sono le sue raccolte di poesie. Una di queste si chiama Crosta del pane. È proprio da questa raccolta che è stata scelta una poesia che si chiama proprio Torreglia. I vendemmiati colli, il contadino che i baffi ha sulle labbra. Dal tennis sulla vetta è discesa una fanciulla ed entra nell'osteria con un passo di carillon. Quest'aria che non si agita se fuori infuria la tempesta, dà pace al vagabondo cuore. Ci troviamo sul Monte Rua, che è fortemente caratterizzato dalla presenza di un eremo di monaci camaldolesi che esistono ancora oggi. In mano ho un libro di Concetto Marchesi che si chiama Il libro di Tersite. Cosa c'entra Concetto Marchesi, un sicuramente laico, non credente, con invece questa congregazione religiosa? Ebbene, il Parco Letterario Francesco Petrarca cerca anche di sottolineare questi aspetti magari poco noti. Infatti Concetto Marchesi passa qualche giorno in 2 anni diversi proprio ospite di questi monaci. A lui piaceva molto parlare di letteratura cristiana e quindi in questa opera, in questo suo libro, il libro di Tersite, un capitolo è dedicato proprio al
Rua, così cita il nome del capitolo. Un colle di 423 metri, fra gli Euganei. Su quella cima, nell'anno 1339, due frati del cenobio di San Mattia di Murano vivevano religiosamente nel piccolo romitaggio. Quindi è lui, ma facciamo parlare appunto gli scrittori per descrivere i luoghi. Concetto Marchesi, che è molto noto per essere stato rettore dell'Università di Padova in un momento molto complicato, molto difficile, che è quella dell'epoca fascista. È lui che invita i ragazzi, gli studenti, sempre ad usare il libero pensiero. Proprio l'essenza del motto di Padova, Universa Universis Patavina Libertas, quindi una libertà per tutti, che anche lui aveva e praticava, la libertà di poter recarsi in questo eremo del Monte Rua, parlare con questi monaci e descrivere anche la loro vita di tutti i giorni in maniera molto realistica, molto dettagliata. Per esempio parla dell'eremo col bosco, i campi, l'orto, i fabbricati, tutto circondato da un muro. Di là nessuno può uscire senza licenza del priore, che ne tiene le chiavi insieme col fratello portinaio. Questa targa si trova in un posto molto particolare, in mezzo al bosco, ed è appoggiata ad una masegna, quindi a un blocco di trachite, sopra la quale si trova una colonna. La sua storia è molto particolare perché l'abbiamo trovata vicino alla chiesa parrocchiale di Torreglia, lì non aveva più nessun tipo di utilizzo, la chiesa ce l'ha donata e l'abbiamo portata in questo posto. Abbiamo scoperto poi che la colonna e questa masegna provenivano dall'antico cimitero dei monaci camaldolesi, quindi il parco letterario li ha un po' anche riportato a casa un pezzo del proprio passato. Ci troviamo nell'antico borgo di Luvigliano di Torreglia, che è sicuramente dominato dalla mole e dalla bellezza di Villa dei Vescovi, oggi proprietà del FAI. La villa è stata descritta anche da uno scrittore, Dino Buzzati, a tutti noto per Il deserto dei Tartari, ma lo ricordiamo anche come giornalista, uno scrittore giornalista. Ed è proprio ad un articolo di giornale che abbiamo voluto dedicare le sue parole a questo territorio, a questa villa. Infatti si tratta di Cronache terrestri, una raccolta di critiche, di articoli, di elzeviri, appunto dell'attività di Dino Buzzati come giornalista del Corriere della Sera. Una di queste si chiama La festa in villa con il mago e la villa è proprio quella di Luvigliano di Torreglia. In questa storia, come in tutte le altre, arriva un Dino Buzzati molto acuto, molto dettagliato nella descrizione delle cose che vede, ma anche e soprattutto degli esseri umani, degli animi dell'uomo. Andiamo a scoprire che cosa ha descritto Dino Buzzati di questo territorio, di questa villa. A una festa di giorno nella sua meravigliosa villa a Luvigliano di Torreglio, poco lontano da Abano, il dottor Vittorio Olcese ha avuto la spiritosa idea di invitare anche un mago. Si tratta del Palazzo di Campagna che nella prima metà del Cinquecento Alvise Cornaro, il saggio umanista autore dei discorsi intorno alla vita sobria, fece costruire dal pittore architetto Giovanni Maria Falconetto per la villeggiatura dei vescovi di Padova di cui era amministratore.